Ehi, benvenuto a un nuovo video del mio canale Labirintando con Iana. Sono molto felice di questo percorso che abbiamo fatto in questo mese e mezzo, 2 mesi, da quando ho iniziato questa via della divulgazione. Abbiamo fatto un po' di puntate dove abbiamo steso un po' il discorso in linea generale. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e oggi vorrei fare un video di conclusione di questa serie di discorsi, di analisi che abbiamo portato avanti finora. Un video di conclusione, nel senso che abbiamo steso in linea generale gli argomenti più importanti che tratteremo nel canale. Poi da gennaio, dopo la pausa delle festività, proseguiremo a parlare di argomenti vari più in profondità, andiamo più su aspetti specifici. Ho già visto che nei commenti qualcuno mi ha chiesto di parlare, per esempio, della figura del Sacabadora, quindi approfitterò di questi giorni per documentarmi sulle novità su questa figura, perché io l'ho studiata molto bene molti anni fa, però vorrei aggiornarmi e un po' parlarne meglio, con più cognizione di causa. Però ci sono anche tantissime altre figure, tantissimi altri argomenti di cui potremmo parlare. Quindi vi invito gentilmente a darmi suggerimenti se avete curiosità, se avete qualcosa di specifico su cui vorreste che mi soffermassi, mi farebbe molto piacere esaudire il vostro desiderio. Quindi vi ringrazio per seguirmi in modo così affettuoso e gentile. Ho avuto degli scambi anche in privato con voi, veramente molto illuminanti, veramente di grande spinta interiore, sia per le ricerche razionali, quindi per l'utilizzo di un metodo che sia coerente, suggerimenti bibliografici, ma anche una spinta proprio interiore di crescita verso una ricerca, una maggiore consapevolezza. E questo per me è la cosa assolutamente più importante. Ci avviciniamo quindi alla fine di quest'anno. Concludiamo così questo ciclo, diciamo, di tessitura del discorso sul labirinto e poi procederemo, insomma, da gennaio in modo molto più approfondito. Oggi vorrei parlarvi di pratiche verdi, cioè vorrei parlarvi di tutte quelle ritualità, di tutte quelle diciamo, dinamiche che si innescano nel momento in cui un individuo o una serie di individui che creano comunità e quindi un'identità culturale portano avanti nel rapportarsi con la natura. Quindi tutto ciò che viene facilmente definito come sciamanesimo, per farla breve, ma che ha comunque delle sfumature in termini metodologici anche differenti. Però oggi nello specifico diciamo che parliamo di tutte quelle pratiche che hanno il contatto e la base con la natura, con l'armonia naturale e tutto ciò che, diciamo, soprattutto gli alberi e ciò che è vegetale, il mondo vegetale, il popolo verde, come io amo chiamarlo, cioè, ci insegna e, diciamo, ci dà esempio. Quindi oggi parlerò in linea generale di questo argomento, ma soprattutto andando nello specifico della Sardegna, facendo un po' il riferimento ai racconti della nuragheologia e anche un po' alla mia esperienza personale. Sarà un video meno tecnico, cerchiamo di fare una chiacchierata un po' più rilassata e poi alla fine vi darò un po' di bibliografia. Insomma, magari queste settimane di vacanze avrete del tempo libero, vi do dei suggerimenti su qualcosa da leggere su questi argomenti. Sigla! Eccoci a parlare di pratiche. Che cos'è una pratica, prima di tutto? Anche nell'intervista con Aradia abbiamo spesso parlato della pratica. Abbiamo detto che della pratica non si parla. Allora, per pratica dobbiamo intendere tutte quelle ritualità composte da tutta una serie di azioni sensoriali, di atti sensoriali, che l'individuo umano mette in atto affinché possa raggiungere uno scopo specifico. Quindi diciamo che è il modo in cui l'essere umano cerca di modificare la propria realtà e la propria percezione della realtà. Quindi questa è la base su cui partiamo. Quindi pratica può essere la preghiera quotidiana, può
e quindi magari una preghiera quotidiana con una formulazione delle parole legata alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ma anche a tantissime altre religioni istituzionalizzate che conosciamo. Pratica può essere lo yoga quotidiano, quindi tutti quegli atti che fanno parte di questa disciplina che permettono alla persona di coltivare quel tipo di coscienza che è un tipo di coscienza fisica. La pratica è tantissima, diciamo che nella pratica si includono tantissime cose. Anche la meditazione è una pratica quotidiana. Quindi, per quanto riguarda la stregoneria, abbiamo fatto per esempio degli accenni con Aradia e delle pratiche in stregoneria non si parla. Non si parla perché la stregoneria è una disciplina, iniziatica e misterica, per cui le pratiche sono segrete. Però diciamo che tendenzialmente è possibile riconoscere tantissime pratiche in tutte le culture del pianeta. Io oggi vorrei riferirmi in modo particolare a quelle della Sardegna, molto perché stiamo facendo una chiacchierata in allegria, diciamo in serenità, e quindi a me viene anche molto più facile parlare di ciò che conosco meglio. Però più che altro il problema è che parlare di pratiche diventa qualcosa di molto molto impegnativo quando si parla di tutto il pianeta, perché veramente se c'è qualcosa che è culturale, quindi tipico dell'umanità, è sicuramente quello di praticare, cioè di creare tutta una serie di ritualità che gli permettono di modificare la realtà in cui si trova. Quindi sarebbe veramente un discorso molto lungo. Ci concentriamo sulle pratiche verdi, visto il discorso che abbiamo fatto sugli alberi, sulla simbologia dell'albero nello scorso episodio. Vorrei parlarvi appunto di tutto ciò che concerne le pratiche naturali. Sicuramente ne approfitto anche per darvi la mia opinione personale, un po' raccontarvi anche del mio percorso. In questo senso, senza dubbio, l'autore che più mi è stato utile o che comunque maggiormente mi ha dato delle illuminazioni è stato Paracelso. Quindi io vi consiglio, per approcciarvi in modo, diciamo, quanto più, datato possibile, anche coerente, metodologicamente efficace, diciamo, alla questione della magia naturale, sicuramente Paracelso. Fatevi ispirare anche un po' da quello che è, diciamo, la vostra predisposizione con questo tipo di visione del mondo, e quindi scegliete un testo che vi possa risuonare interiormente. Attorno, come vi dicevo già, nell'introduzione, a tutte le pratiche verdi o comunque quelle pratiche che rispecchiano un rapporto armonioso, comunque un rapporto, diretto e immediato con la natura, è sicuramente lo sciamanesimo, diciamo un cappello che racchiude tutto questo insieme di liturgie, di atti, anche identitari. Lo sciamanesimo, diciamo come concetto culturale, identitario, nasce nello specifico in area siberiana e poi diciamo che è un concetto che strutturalmente viene trasposto in tutte le culture dove c'è diciamo un radicamento di tipo armonico con la natura, però non è sempre possibile definire tutto sciamanesimo. È raro, per esempio, che si parli di sciamanesimo di popoli del sud del mondo, lì parliamo già di discorsi tribali, per esempio, ma diciamo che sono delle convenzioni in linea generale, però queste nomenclature vanno sempre contestualizzate, quindi stiamo sempre attenti. Anche quando appunto si parla di sciamanesimo in linea generale, dobbiamo cercare sempre un po' di contestualizzare, più che altro appunto per fare una ricerca funzionale. Quindi lo sciamanesimo nasce sicuramente in Siberia, come concetto culturale, anche diciamo l'etimo della parola è assolutamente di quelle aree geografiche. Quindi nello sciamanesimo abbiamo tutto quell'insieme di ritualità che vanno ad esprimere ricerca interiore, quindi abbiamo anche tutta una serie di pratiche interiori, tutta una serie di allenamenti del corpo, della sensorialità, di tutta l'area onirica, psichica,
diciamo di tutte le parti che compongono il corpo. Quindi abbiamo, diciamo, delle conoscenze misteriche anche molto profonde in aree completamente isolate dal pianeta. E la risposta alla domanda di qualunque ricercatore antropologico, etnologico, eccetera, è sempre stata quella che tutte queste pratiche fossero a imitazione della natura, e questo io lo trovo un elemento veramente molto, molto interessante. Quindi rappresenta appunto lo sciamanesimo un rapporto, diciamo, la ricerca interiore, ma in totale e continuo rapporto con il ciclo naturale, quindi il ciclo naturale del pianeta, di ciò che è esterno, ma anche il ciclo naturale di ciò che è interno, quindi tutta la sensorialità che vi dicevo prima. Allora, per quanto riguarda la Sardegna, io oggi volevo raccontarvi un po' di più sulla Sardegna, anche perché avendo parlato dei racconti della nuragheologia, volevo insomma un attimino stendervi un po' di discorsi per capire che cosa incontrereste nel momento in cui decideste di leggere questi racconti qua. Sono racconti molto complessi in questo senso, nel senso che racchiudono veramente moltissime informazioni. Per un sardo identitario, ma per un sardo in linea generale, vi sono all'interno degli archetipi molto comuni, quindi in un modo o in un altro all'interno della narrazione ci si raccapezza con facilità. Nel momento in cui invece questi archetipi non fanno parte della propria identità culturale, per motivi vari ed eventuali, o addirittura quel tipo di archetipi hanno un'altra funzione, un'altra logica all'interno dell'identità culturale, altra rispetto a quella sarda, allora il discorso cambia, quindi vanno analizzate delle cose, degli elementi secondo me importanti prima di potersi approcciare a leggere questi libri. Quindi per questo secondo me è importante che vi parlo della pratica naturale in terra sarda. Allora, innanzitutto vi ho detto tantissime volte, non smetterò mai di dirlo, che è molto importante sempre tenere a mente il fatto che la cultura sarda abbia un fortissimo retroterra matrilineare, cioè abbiamo un radicamento nella terra, quindi rappresentata come appunto Dea Madre in tutte le sue sfumature, e abbiamo anche di riflesso all'interno della società dei ruoli molto importanti in termini di genere femminile, ruoli che ovviamente nell'arco dei secoli sono dovuti cambiare in base al tipo di civiltà con cui la cultura sarda e quindi all'epoca la civiltà sarda è venuta a contatto, ma che fondamentalmente sono rimaste sempre molto radicate, molto presenti. Qualcuno, infatti, di recente mi ha fatto notare che era ambigua la mia affermazione sulla misoginia dello scorso video. Nello scorso video io quando parlo di misoginia mi stavo riferendo ovviamente al cattolicesimo, non tanto alla cultura sarda, assolutamente. Nella cultura sarda, se vi sono degli aspetti misogini, in realtà sono soltanto una deformazione moderna di quello che erano, di quello che veniva rappresentato come dei ruoli sociali specifici. Quindi, se una donna non può fare delle cose, è semplicemente perché in origine la donna aveva un ruolo diverso all'interno della società, così come l'uomo non poteva fare altre cose perché aveva un ruolo diverso all'interno della società. Quindi non è non potere in termini di non essere in grado, quello è un discorso ideologico portato all'interno dell'isola. Qui non ci sono, non viene mai messo in dubbio il fatto che una donna possa essere in grado o meno di fare qualcosa, o un uomo possa essere in grado o meno di fare qualcosa, perché diciamo che si è creata una complementarietà di genere anche nei ruoli, con i millenni, con l'arrivo appunto anche di tutto ciò che è stato istituzionalmente strutturato come qualcosa di patriarcale. In Sardegna viene considerato appunto come qualcosa di complementare in linea generale. Quindi nei casi specifici non si tratta appunto di un'inadeguatezza di genere, ma semplicemente una deformazione moderna di ciò che sono stati i ruoli precedentemente. Quindi fondamentale ricordarsi la questione della matrilinearità, semplicemente proprio per questo legame fortissimo con la terra di cui parlo dall'inizio del mio percorso.
di divulgazione su Labirintando. È importante infatti considerare tutta quella ritualità che riguarda la terra e il legame con la terra. Quali sono questi tipi di riti, di atti, diciamo, che vengono messi in campo per ricordare questo forte legame con la terra? Abbiamo appunto tantissime azioni, tantissimi pensieri, tantissime parole, ma anche gli sguardi. Perché vi dico questo? Perché, per esempio, nelle azioni abbiamo tutta la ritualità che può essere quella della danza, che in Sardegna ha un ruolo veramente importante. Io quando parlo di questi argomenti vi suggerisco di andare su YouTube o qualunque altro social, o anche insomma motore di ricerca, e cercare dei video sulle cose che vi racconto, perché ovviamente se non aveste mai avuto contatto con questo tipo di ritualità, non sarebbe neanche così immediato comprendere tutta una serie di cose. Invece, nel momento in cui andate a fare queste ricerche vostre personali, potete sentire quanto le mie analisi possono essere veritiere anche in tutte le sue sfumature. O se c'è qualcosa che non vi torna, possiamo parlarne tranquillamente e mettiamo, insomma, appunto il mio focus e il vostro focus. Cerchiamo di trovare un compromesso. Quindi, le danze sono sicuramente un elemento fondamentale, l'elemento fondamentale della festa, cioè il modo in cui l'individuo, la comunità e le comunità manifestano la loro letizia, la loro felicità per un momento di pausa dal lavoro, perché la festa diciamo, negli ambienti legati a una cultura agropastorale assolutamente rappresenta un momento di pausa dal lavoro. Quindi la danza è sicuramente il modo più immediato delle persone di manifestare questo tipo di felicità, di ricarica anche emotiva, psichica, eccetera, eccetera. Però c'è anche tutto un altro discorso, un po' un discorso che appunto in questo caso può essere veramente molto legato allo sciamanesimo, perché possiamo vederlo sicuramente nell'area siberiana, ma anche in tutto il nord degli Stati Uniti d'America, dove ci sono ancora i popoli nativi, per esempio, cioè quello della ritualità della danza come strumento di contatto con la terra. Quindi sicuramente il fatto di imprimere nella terra la propria energia, di sollecitare la terra attraverso la nostra energia, permette di mantenere un collegamento costante con la terra, un po' come fare l'amore con la terra in questo senso, cioè creare un contatto fisico. Dico questo perché la danza e il ballo sardo è caratterizzato da due elementi fondamentali in questo senso, in questa chiave, cioè il fatto che quando si tratta di un ballo comunitario è un ballo tondo, quindi rappresenta proprio la circolarità del ciclo naturale e la visione comunitaria di questa circolarità, il fatto di affrontare il ciclo dell'esistenza insieme, in cerchio, quindi con una visione dove tutto è pari, non c'è qualcuno che è più importante di qualcun altro. Poi all'interno del cerchio qualcuno può entrare per avere l'attenzione della comunità. Non so, una coppia che si sta per sposare, una coppia che si è appena sposata, due fratelli che hanno appena fatto il rito di passaggio, dei giovani fidanzati che si sono dichiarati pubblicamente o in quel momento si stanno dichiarando pubblicamente. Insomma, ci sono tutta una serie di dinamiche che vengono messe in campo durante il ballo. Ovviamente voi mi direte, sì, ma Marta, significa che quando ci sono le feste in Sardegna ci sono tutti questi riti, c'è gente con le penne, non significa proprio questo, però significa questo, nel senso che i tempi sono cambiati, quindi ovviamente formalmente non avremmo diciamo, gli stessi elementi identificativi che abbiamo avuto nei secoli e nei millenni precedenti, ovviamente, però sicuramente abbiamo degli abiti tradizionali, è facile vedere degli abiti tradizionali quando si tratta di feste comunitarie. Quindi già all'occhio i colori, il taglio, la confezione degli abiti vanno ad indicare il luogo in cui si sta svolgendo la festa, che tipo di rapporti tra regioni ci sono,
il tipo di ballo che sarà diverso in base alla regione. E poi, soprattutto, quando si tratta di piccole feste, proprio comunitarie, ci saranno anche tutte queste dinamiche qua, cioè le persone che ballano, con chi ballano, perché stanno ballando insieme, cosa hanno da dire, cosa dicono alla comunità nel loro modo di ballare. Queste sono tutte dinamiche ovviamente tipiche dei villaggi, che adesso a uno sguardo moderno possono sembrare diciamo dei discorsi provincialisti semplicemente, ma non è così, perché ancora tutt'oggi rappresentano delle dinamiche di culture semplici radicate nella terra. Quindi questo per quanto riguarda la danza, ma della danza e del ballo ne parleremo più approfonditamente, anche perché mi sto documentando, sto facendo osservazione partecipante di ballo, e quindi dopo 40 anni finalmente ho deciso di imparare a ballare il ballo sardo. Ne potrò parlare insomma con cognizione di causa più avanti. Per quanto riguarda insomma tutta questa serie di riti, possiamo analizzare anche l'importanza dei pensieri, cioè non è soltanto quello che si vede che è importante per dimostrare diciamo tutta la serie di pratiche naturali, ma è importante anche quello che si pensa. E uno dice, ok, questa è una roba molto New Age, è una roba molto New Age senza dubbio, ma diciamo che gli elementi della New Age poi vanno a radicarsi all'interno di tutta una serie di espressioni culturali tipiche di tanti popoli radicati nella terra e nei propri territori. Infatti esiste tantissima tradizione che spesso viene considerata dalle religioni istituzionalizzate o dalla scienza moderna come vengono considerati superstizione. In realtà tutti questi riti vanno ad indicare proprio il fatto che nel rapporto con tutto ciò che è innocente, quindi che ancora non ha avuto coscienza della sofferenza, del dolore, dell'incarnazione, bisogna approcciarsi con la stessa innocenza. Nel momento in cui ci portiamo il carico di sofferenza interiore nell'approcciarsi con un bambino, con un anziano che quindi è vulnerabile, o con un animale, con una pianta molto giovane, eccetera, eccetera, rischiamo di caricare quelle persone di tutta la nostra sofferenza. Quindi anche il pensiero è molto importante, cioè l'igiene mentale è veramente qualcosa di molto importante. Questo è tipico diciamo di tutta la visione dell'esistenza, anche in Sardegna, ma non credo che sia solo in Sardegna, però scrivetemelo nel momento in cui sentite o sapete che anche nelle vostre culture, o comunque vi è venuto in mente qualche riferimento a qualche altra cultura, questa cosa accada al di là della New Age, che è un sincretismo moderno, quindi parliamo di robe più radicate nei territori. Quindi ai pensieri devono corrispondere dei gesti altrettanto puliti, e ovviamente parallelamente anche le parole hanno necessità di essere incanalate all'interno di questo tipo di igiene nei confronti degli altri e di se stessi. Quindi ovviamente avere diciamo un linguaggio non tanto grossolano in termini di fare riferimento a elementi di scurrilità, di quella che viene considerata volgarità, quanto a non ferire con le parole le altre persone o non ferire se stessi. Quindi non essere duri con se stessi o con gli altri, non essere crudeli, non usare parole graffianti, dolorose, andare attraverso le parole a mettere proprio il dito nell'evidente piaga personale o altrui, o addirittura comunitaria, lì è proprio un'offesa enorme, quindi bisogna stare veramente molto attenti. Quindi a queste parole, ovviamente, per poter porre freno, diciamo, a questo tipo di espressione intima e personale nei confronti degli altri, quindi cercando di disciplinare questo tipo di atteggiamento, in Sardegna esiste tutto un formulario molto importante. Cioè esistono tutta una serie di formule in lingua sarda, che ovviamente cambiano in base ai territori, dove
le persone, diciamo, sono costrette a comportarsi secondo un'etichetta specifica. Un'etichetta specifica che, se non fosse seguita, andrebbe ad indicare il fatto che c'è una cattiveria di fondo nei confronti di quella persona. Ora, detto così, può sembrare che stiamo parlando di appunto superstizione, stiamo parlando di cose che ci sono solo nella nostra testa, di persone paranoiche che quello mi ha detto così perché pensa a quell'altra cosa. No, in realtà è proprio un modo di porsi nei confronti degli altri che indica cortesia e diciamo, consapevolezza del ruolo che si ha all'interno della società e consapevolezza, insomma, dello spazio che si occupa all'interno dell'esistenza. Ora, ovviamente, nel mondo moderno non è più così, perché un formulario in lingua sarda presuppone una sardofonia di base, quindi una conoscenza del sardo, della lingua sarda, ma quindi anche una spontaneità del pensiero. Che non è così diffusa come era in tempi antichi. Attenzione, la lingua sarda è molto parlata in Sardegna, però ovviamente determinate questioni totalmente orali rischiano di perdersi nel momento in cui parliamo di comunità molto ampie, di comunità molto industrializzate, molto progressiste, quindi che vengono in contatto con la liquidità della globalizzazione, dove questi dettagli ovviamente finiscono per perdersi. Riguardo questa ritualità, posso fare degli esempi specifici, non lo so, mi viene in mente sempre questo. Quando nasce un bambino, nella mia zona, ma anche nella mia tradizione familiare, ma in realtà nella mia zona, perché ho visto che comunque funziona ovunque in tutto il Sarcidano. Quando nasce un bambino e si va a toccare un bambino, quindi appena nato, che è nel massimo della sua vulnerabilità, innanzitutto bisogna sempre toccarlo, non guardarlo da lontano, perché è una questione del rispetto, quello di toccare, di manifestare contatto fisico, quindi vicinanza nei confronti di qualcosa che è per il bene di tutti, perché in Sardegna c'è proprio un culto dell'infanzia che rappresenta la continuità. Quindi bisogna avvicinarsi, toccare il bambino, in parte ovviamente dove non fa schifo che lo tocchi, poi dopo 2 anni di pandemia non parliamone, diciamo, le mamme sono diventate ancora super, super rigide in questo senso, quindi ovviamente bisogna accarezzarlo, non so, in testa, non il piede, perché se è molto piccolo se lo mette in bocca, insomma, bisogna un attimino capire e vedere, l'importante è che si manifesti questa vicinanza e poi si dice adduco nosci manne bonu. Che significa che tutti possiamo conoscerlo adulto e di buon cuore. Tradotto significa questo. Quindi è un augurio, è una formula rituale che indica un augurio specifico. Al che ho la madre, o chi, diciamo che la gerarchia per la risposta è questa. Le donne più vicine della famiglia, quelle più vicine a cui si riferisce l'augurio, rispondono in base, insomma, alla vicinanza. Quindi sicuramente la madre per prima o comunque la donna a cui è stato affidato questo bambino nel caso in cui sia consanguineo, ma è importante che tutti rispondano a questo augurio dicendo Deus hollada, cioè che Dio lo voglia. Quindi è proprio una battuta, una formula magica, magico-religiosa, rituale, che va a sigillare un augurio, nel caso specifico di questo bambino, di quella genetica, di quella famiglia, ma anche nel caso specifico di tutta la Sardegna, di tutta la sardità, diciamo, quindi l'identità sarda. Quindi questo è per la nascita. Per la morte invece ci sono un altro tipo di formule. Per esempio si dice adduco nosci in sesanta gloria quando muore qualcuno. Si danno le condoglianze e poi si dice questa frase qua che vuol dire che possiamo vederlo in paradiso. E ovviamente le persone più vicine rispondono tutti all'unisono Deus hollada, quindi che Dio lo voglia. Queste formule, queste ritualità sono molto molto importanti, anche se purtroppo si stanno perdendo, perché
Io ovviamente ci tengo molto a questo tipo di ritualità e spesso mi si risponde grazie. Quando io dico Dugonosu Manne Buono, grazie. Non è il modo corretto di rispondere. Il modo corretto di rispondere è De Wallada. Però ovviamente capisco che comunque questo tipo di formulazione si stia perdendo. Però secondo me, insomma, è anche molto importante che cerchiamo di recuperarla. Quindi io un po' ci sto pensando a fare un lavoro di questo tipo dove si recuperano un po' tutte le formule magiche della socialità nei vari riti di passaggio, che secondo me è una cosa veramente importante. Vi ho fatto questi esempi. Quindi abbiamo parlato anche di sguardi, dell'importanza degli sguardi e del carico interiore, diciamo, nel momento in cui ci si rapporta con gli altri. Però nel caso specifico delle formule di cui vi parlavo, è importante considerare appunto l'importanza della voce e della parola. Abbiamo queste formule orali che fanno parte del nostro quotidiano, della società e dei riti di passaggio, e poi invece abbiamo tutta una serie di formule. Che possono essere viste proprio come formule magiche, che sono i brevusu. I brevusu, che in italiano tradotto potrebbe essere i verbi, ma non è esattamente così. Questa parola ha un etimo molto particolare e indica comunque proprio anche l'atto del borbottare, perché i brevusu sono delle formule specifiche o anche formule estemporanee che vengono borbottate a voce bassa nel momento in cui si cerca di modificare la propria realtà per buoni o cattivi fini. Lì andiamo a toccare invece un ambito più sacro, più magico, rituale e più sciamanico in questo senso, nel senso che le formulazioni di augurio o di condoglianze possono essere fatte da chiunque all'interno della società. Anche un bambino può dire Dugonosu Manne Buono. È divertente, fa ridere perché anche lui dovrebbe augurare a se stesso di conoscerlo grande e in buona salute. Però può farlo, è liberissimo di farlo, nessuno gli impedisce di poter esprimere questo tipo di augurio. Mentre i brevusu, nello specifico, sono una serie di formule che devono essere utilizzate solo da coloro che hanno, diciamo, acquisito la competenza di quella pratica specifica. Parliamo, ovviamente, di pratiche quasi sempre chiuse, quindi pratiche che vengono tramandate a livello familiare o comunque secondo, diciamo, una ritualità iniziatica. Solo coloro che hanno su dono, cioè che hanno quella capacità di poter far funzionare quelle formule, possono essere scelte per possedere il formulario con quella pratica specifica. E ovviamente possono essere sia buone che cattive, ma in linea generale parliamo di formule buone, almeno quello che viene tramandato. In termini tradizionali, è che appunto queste pratiche iniziatiche avessero lo scopo tendenzialmente di ripristinare un equilibrio che per cause diciamo di disarmonia era stato distrutto. Quindi abbiamo degli operatori specifici che portano avanti questo tipo di competenze, conoscenze e ritualità che vengono diciamo viste come punto di riferimento da parte delle varie società o delle comunità al quale si riferiscono per poter risolvere dei problemi specifici. Di che problemi parliamo? Tendenzialmente parliamo ovviamente di questioni di salute, che però non possono essere toccati dalla medicina che viene chiamata tradizionale, cioè la medicina quella scientifica, diciamo, no? Quella moderna, ecco. Che da loro viene chiamata tradizionale, ma dal nostro punto di vista quella tradizionale è quella appunto degli operatori che possiedono queste competenze. Quindi vanno a ripristinare un equilibrio anche fisico-psicofisico
Possiamo fare l'esempio della medicina del malocchio, cioè quelle operatrici tendenzialmente sono più che altro donne che vanno a togliere tutta quella carica di negatività e di sofferenza che viene appioppata a delle persone innocenti nel momento in cui qualcuno non ha fatto una buona pulizia interiore. Quindi loro praticheranno tutta una serie di rituali con diciamo dei riferimenti di gesti anche molto simbolici in Sardegna, ma non solo in Sardegna, in tutta l'area mediterranea. Per questo tipo di atto si utilizza l'acqua, il grano, il sale e l'olio. E quindi si praticano appunto delle ritualità specifiche. In Sardegna si aggiunge la questione dei bregusu, cioè si va a formulare dei suoni specifici in modo sussurrato, quindi anche quello brevo che rappresenta proprio il borbottio, in modo che quell'azione venga sigillata, cioè quell'azione di pulizia, quell'azione di rescisione del male, insomma, della negatività, possa essere sigillato all'interno della realtà. Quindi questo, per esempio, per San Migine Sogu, che è la medicina contro il malocchio, diciamo che è già qualcosa di un pochino più energetico. Però ci sono anche i bregusu che vanno a lavorare proprio sulle questioni fisiche. Quindi ci sono persone che proprio fisicamente manipolano le persone affinché un disequilibrio fisico possa essere ripristinato. Slogature, rotture, insomma, vari problemi all'articolazione, alla muscolatura, eccetera, eccetera. Ci sono delle persone che possiedono la capacità attraverso le mani di risolvere tutto questo tipo di problemi. Ovviamente l'atto fisico deve essere accompagnato con una formulazione specifica che va sussurrata nel momento in cui si lavora, o sussurrata o anche solo pensata. Questo dipende, ci sono varie tradizioni che portano avanti queste pratiche. Quindi abbiamo anche la manipolazione fisica. Ma un altro esempio di brevo che mi viene sempre in mente è per esempio quello della lavorazione del viso a Sant'Antioco, dove Chiara Vigo, che è la maestra, il maestro, come si definisce lei giustamente, della lavorazione del viso, per creare, diciamo, il materiale che poi andrà a essere, utilizzato per la tessitura, quando lo raccoglie dalla lanugine della pinna nobilis del mare. Quindi di una grossa cozza, per intenderci, questa lanugine viene tolta e poi bisogna fare tutta una serie di lavorazioni affinché diventi un filo, il filo d'oro delle tradizioni più antiche della storia, che va appunto a essere intessuto, è utilizzato come elemento di tessitura per il confezionamento di, ovviamente in questo caso specifico, essendo un elemento sempre più raro, di diciamo elementi d'arredo liturgici più che altro, o comunque qualcosa di veramente molto, molto prezioso e importante. E vi dicevo, Chiara Vigo a Sant'Antioco, quando fa questo passaggio di trasformazione da elemento del mare, che il mare cede agli uomini, a qualcosa che l'uomo utilizza per uno scopo rituale, utilizza dei brevos specifici. Io ho assistito diciamo, a quel tipo di ritualità dove lei spiega esattamente che tipo di lavoro fa e utilizza una serie di brevos specifici con delle sonorità specifiche, brevos che gli arrivano da una tradizione veramente molto molto antica che va a radicarsi chissà in quale secolo nel passato, tramandato in linea matrilineare sulla stessa famiglia, diciamo. Poi su queste cose specifiche adesso non vorrei dire cose errate, quindi semmai cerchiamo di fare un'intervista a Chiara Vigo, così ci racconta meglio anche lei. Però riguardo il brevus, diciamo che in linea generale esistono i brevus per qualunque cosa, i brevus per togliere i porri dalle mani, gli eczemi, i brevus per togliere gli orzaioli, insomma, cioè un brevo specifico per ogni tipo di difficoltà, sia interiore che esteriore, dell'essere umano.
Quindi questo è tutto l'aspetto della formulazione magica, magico-rituale, tipica della tradizione sarda. Ovviamente i Brevusu indicano quindi quelle sonorità che trasformano la realtà, che modificano la realtà, quindi che permettono all'essere umano di avere capacità di dominio sulla realtà, in modo, diciamo, molto anche spirituale, interiore, profondo, non solo attraverso la razionalità, perché appunto c'è tutta una parte istintiva in quello che è un atto di canto fondamentalmente, però non è proprio un canto, è un canto sussurrato, qualcosa di più trattenuto. A proposito di canto, infatti, un'altra ritualità che secondo me è veramente importante in questo senso è proprio la questione dell'utilizzo della voce nella cultura sarda. Quindi abbiamo detto i Brevusu, che sono qualcosa di diciamo religioso, sacro, che vanno a toccare la dimensione del sacro, però diciamo che tutti gli elementi che vi ho detto prima, che riguardano le pratiche, sono elementi che si ispirano alla natura. In questo senso, anche l'etnomusicologia ci viene a supporto, perché sappiamo, per esempio, che in Sardegna c'è una grandissima, importantissima tradizione del canto corale, polifonico, nello specifico in Sardegna, quello più antico è il canto a tenore, dove abbiamo quattro ruoli all'interno del coro, dove c'è Saoghe, la voce che porterà avanti la narrazione, quindi ha anche uno scopo, diciamo, un po' come gli aedi o i trovatori, cioè di portare avanti tutta una serie di narrazioni importanti per la cultura orale e la cultura in linea generale della tradizione sarda, con testi che possono essere recuperati nella poesia, anche scritta, oppure testi a volte anche estemporanei, possono essere anche improvvisati, o anche testi semplicemente creati da quel coro stesso per portare avanti un tipo di narrazione specifica, di comunicazione specifica da parte di quel coro specifico radicato in quel territorio specifico. E poi abbiamo Same Suoghe. Quindi abbiamo Oghe, Mesuoghe, Contra e Bassu. Sono intraducibili, comunque sono tre, la voce più le altre tre, che sono vibrazioni, tonalità differenti, e portano avanti un tipo di sonorità che, quando io ho studiato etnomusicologia, il nostro professore ci dice sono i quattro che trovano un'unione, è un sodalizio tale da essere alla ricerca del quinto, cioè quelle vibrazioni e quelle tonalità diverse che vanno a ricercare il quinto. Io l'ho trovata fantastica questa cosa, perché ovviamente simbologicamente è davvero molto interessante, un po' rappresenta la questione dell'albero che vi dicevo l'altra volta, cioè sono i quattro elementi che insieme ricercano il cinque, il legno, quindi fantastico, io l'ho trovata qualcosa di geniale. Perché comunque per me l'albero e il legno rappresentano l'intera isola in un certo senso. Quindi questo per dire l'importanza appunto del canto, dell'utilizzo della voce. Questo è, diciamo, lo scopo più civile, no? In generale, cioè nel senso lo scopo più sociale, ecco. Però il canto a tenore ovviamente funge da musica per il ballo, però in realtà è importantissimo perché, diciamo, che presiede tutte quelle tradizioni più radicate. C'è il canto al tenore nel momento in cui c'è la gara poetica tra i poeti che improvvisano, qua ne parleremo meglio nello specifico più avanti, perché anche questo assolutamente dobbiamo dedicare un argomento a sé, cioè dobbiamo dedicare proprio una puntata a sé per parlare della gara poetica e del canto a braccio improvvisato, tipico della Sardegna. Presiede quindi tutte le feste più importanti,
sono delle sonorità veramente molto metalliche, molto, delle vibrazioni molto importanti. Recentemente mi è capitato di sentire questo tipo di vibrazioni riproposte all'interno dei nuraghi ed è qualcosa veramente di mistico, ragazzi. Cioè, sono delle vibrazioni che ti catapultano verso altri mondi. In questo senso, tutto il complottismo, anche più esagerato, non ha torto, cioè sensorialmente veramente è qualcosa di enorme. E questi sono elementi che potete trovare anche nei racconti della nuragologia. Tutti questi elementi qua li trovate lì dentro. Abbiamo tutta una serie di altri strumenti musicali in Sardegna che riportano proprio la capacità del suono di modificare la realtà. Fanno parte di tutte quelle ritualità naturali perché anche studiando etnomusicologia si dice appunto che i suoni che riportano diciamo i membri del coro, quindi del tenore, sono suoni che ricalcano, diciamo, i suoni della natura. Questa è diciamo, l'idea che si è fatta, che ci si è fatti sull'origine di quel tipo di sonorità, perché sono sonorità ovviamente legate a nulla, cioè non sono delle parole specifiche, sono proprio dei suoni che effettivamente, secondo me, in base al tenore che si ascolta, si ricreano tutta una serie di sonorità tipiche proprio dell'ambiente naturale di quel territorio specifico. Questa è la mia visione. Finora abbiamo parlato di pratiche che sono soprattutto maschili, ma non solo, per quella della medicina dell'occhio è abbastanza femminile, però in linea generale, diciamo, i brebus negli ultimi tempi sono state tendenzialmente maschili. I brebus, diciamo, quelli dove si mette a mano fisica. E quindi è importante parlare anche di tutto quello che è l'aspetto femminile. Ovviamente tipico dell'energia femminile, quello della cura, della guarigione, però è anche importante considerare la divinazione, la visione alternativa, cioè la visione altra, oltre. La capacità di utilizzare delle erbe, la medicina contro il malocchio, ovviamente, il tutto in una salsa che è stata sincretizzata dalla Chiesa Cattolica in questo senso. Riguardo questo tipo di discorsi abbiamo un po' di elementi che, diciamo, un po' di testimonianze su questo. Abbiamo la grossa testimonianza di Grazia Deledda che racconta un po' quali sono, diciamo, le tradizioni popolari nuorese del suo periodo storico, però abbiamo anche tutta una serie di altri ricercatori che sono venuti qua a parlare di Sardegna, a modo loro hanno, diciamo, sono riusciti a salvare delle informazioni che poi possono essere importanti nel momento in cui c'è uno sguardo che riesce a contestualizzare tutti gli elementi. Allora, personalmente riguardo alle pratiche verdi, io vi posso dire che ovviamente mi affido totalmente agli alberi. Io dico che gli alberi sono i miei maestri. Io sono assolutamente stata iniziata dagli alberi da bambina piccolissima. Avete visto nel video dove faccio la meditazione guidata, che mi ritrovo in mezzo al bosco, insomma, con gli elementi che fanno i simpaticoni come al loro solito. E io vivo questa dimensione in modo molto profondo e quindi diciamo che traggo ispirazione per qualunque cosa io decida di fare, sia interiore che esteriore, da loro, non tanto dalla loro opinione, perché la cosa bella degli alberi è proprio questa, ma proprio dal loro esempio, di quello che loro rappresentano, quello che loro vivono costantemente. Ovviamente la visione del tempo di un albero è totalmente diversa rispetto alla visione del tempo di un essere umano, però sì, si può trovare degli accordi. Anche per loro sicuramente la ciclicità della natura, quindi il sole, il ciclo del sole, della luna, della notte e del giorno rappresentano delle fasi importanti. Quindi se si riesce a trovare, diciamo, delle soglie in cui incanalarsi per poter comunicare con loro in questo tipo di visione, è facile imparare tantissime cose da loro.
Io penso che per oggi vi ho raccontato veramente, veramente molto. Spero che vi abbia interessato. Per questo 2022, quindi chiudiamo qui il ciclo di lezioni, di analisi specifiche di tutto quello che è, diciamo, la simbologia in generale, l'antropologia e la cultura sarda nello specifico. Approfondiremo da gennaio in poi. Ci vediamo sicuramente per parlare insomma, per farvi gli auguri di Natale, ne approfitterò per raccontarvi qualcosa di carino sulla cultura tradizionale che mi appartiene, a cui appartengo. E adesso chiudo per darvi un'indicazione di bibliografia e poi ci salutiamo dopo. Eccoci, nella parte bibliografica mi sono resa conto che due dei tre libri che vi voglio consigliare non sarà facile trovarli purtroppo, però fanno parte comunque del mio bagaglio, quindi voglio per forza condividerli con voi. Allora, partiamo da quelli introvabili, però sono dei libri veramente importanti, quindi mi auguro che riuscirete a trovare. Il primo è A Luna Calante di Nando Cossu. Allora, questo libro, io ho avuto anche la fortuna di assistere alla prima presentazione dell'autore, proprio quando ero studentessa di antropologia. Questo libro, il sottotitolo è Vitalità e prospettive della medicina tradizionale in Sardegna. Come vi dicevo precedentemente, per medicina tradizionale in Sardegna si indica appunto questa medicina alternativa, quella che viene considerata la medicina alternativa, a differenza della medicina tradizionale, che è quella, diciamo, scientifica, attualmente moderna. All'interno, insomma, vi sono catalogate tutta una serie diciamo, di pratiche, di tipologie. Insomma, c'è una ricerca etnografica dove vengono proprio analizzate tutte le presenze all'interno della Sardegna di questo tipo di medicina. Secondo me è molto importante per capire, insomma, che tipo di rapporto ha la cultura sarda con il medicamento, la cura e la guarigione. Un altro libro che ci tenevo a farvi conoscere e a indicarvi per poter parlare meglio di pratiche naturali e anche sciamaniche, in questo senso più specifico, è La Sibilla Barbaricina, un libro di Raffaello Marchi, curato dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna. Questo libro è veramente meraviglioso, cioè all'interno c'è tutta una raccolta etnografica del tipo di diciamo, tradizionalità sciamanica in termini femminili. Quindi la Sibilla Barbaricina intesa proprio come tutte le pratiche diciamo, di caratterizzazione femminile, di energia femminile in termini di divinazione e di visione altra. All'interno ci sono degli elementi veramente interessanti. L'elemento che io più ho trovato interessante è stato il fatto che spesso e volentieri, quasi all'unisono, si fa riferimento a un libro dove sarebbe racchiusa tutta la conoscenza, diciamo, sciamanica, tra virgolette, di tutta la Sardegna, che è questo libro Perogno. È una cosa molto interessante e magari l'analizzeremo un po' meglio anche con persone, diciamo, che hanno fatto un lavoro specifico su questo. Questi due libri purtroppo non sono molto facili da trovare, ma io comunque ve li segnalo perché può essere che qualcuno abbia preso la briga di trasformarli in PDF o comunque riusciate a trovarli in qualche modo anche in un mercatino dell'usato, Libraccio, non so, magari potete trovarlo. Un libro che sicuramente invece, l'ultimo libro che sicuramente invece troverete è Janasa o Janasa di Claudia Zedda, la mia amica Claudia Zedda, che io ho anche intervistato e vi lascio il link all'intervista sotto in descrizione. Questo libro è un romanzo, però è un romanzo dove vengono narrate in modo magistrale
tutta una serie di dinamiche, di questioni radicate nel tempo molto passato, quindi parliamo di un libro ambientato nella preistoria sarda, dove si mescolano alle questioni narrative, proprio tipiche del romanzo, tutta una serie di elementi antropologici, etnografici davvero interessanti, etnostorici in questo senso. Cioè ci sono tutta una serie di elementi che possono dare spunto per cercare di comprendere quale fosse la Sardegna della preistoria e che cosa si sia sincretizzato attualmente. Io ve li consiglio vivamente, tutti e tre. Per ora vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio della vostra partecipazione perché siete sempre gentilissimi. Niente, facciamo questa pausa di 2 settimane per il periodo natalizio, sicuramente ci vedremo per gli auguri. Ci sentiamo presto, grazie di tutto, un abbraccio in bono, Asibi.